Quando la vita viene considerata solo poco più che una storia, allora il problema sta nel sapere dove bisogna mettere tutto quanto non si può raccontare. Considerare ad esempio una vita un'autobiografia. La narrazione di una vita. La narrazione di una vita non è la vita. Tuttavia, siamo portati a considerare che una vita possa riassumersi in un'autobiografia. Ma se così fosse, tutto ciò che non è confluito in quelle parole, dove è andato a finire? È svanito? Non c'è più? Non era nulla? Non era nulla di essenziale, valido, importante, per cui quella vita che si è composta di 70 anni, 80 anni, quanti minuti, secondi, giorni, mesi ci sono in questi anni? Tutti questi momenti che sono stati vissuti, dove sono andati a finire se la vita è diventata solo una storia? Questo aforisma vorrebbe metterci in guardia dal non ridurre la vita a qualche cosa, a semplicemente qualche cosa, fosse anche la sua storia.